Eccoci ancora in diretta su 01 TV con Alessia Travaglini, la migliore in campo indubbiamente, e il nostro commentatore ha detto una allenatrice in campo, una per la tua grinta e la tua personalità. Intanto consegniamo il premio Limone Gioielli. Grazie. Grazie a te e complimenti al Palmi, che anche il nostro commentatore tecnico ha detto che non rispecchia la classifica che avete. No, dopo questa prestazione. Purtroppo siamo, o purtroppo per fortuna, perché poi alla fine è anche divertente per certi versi, siamo una squadra che è capace di fare qualsiasi cosa. Siamo un mix di esperienza e gioventù e tante volte va bene e tante volte va male. Quando riusciamo a mantenere la calma come stasera, anche contro squadre forti come Santa Teresa, siamo veramente in grado di tenere testa a chiunque, quindi credo che per stasera sia giusto così, anche se mi permetto di dire che un pizzico di rammarico ce l'abbiamo, perché forse la partita si poteva chiudere al quarto set sul 3-1 per noi. Sì, forse lì anche l'atmosfera del palabuca, insomma, qualche decisione a sfavore di tutte e due le squadre. Alla fine l'arbitro è stata una bella battaglia. Non ha accontentato nessuna delle due squadre. Voi siete arrivati qui a Santa Teresa, avete imposto il vostro gioco, avete fatto una bellissima partita e il tie break sembrava appannaggio della squadra locale, invece voi siete riusciti a reggere dal punto di vista mentale e avete recuperato e avete vinto questo sì, è stata una partita costante, diciamo, perché anche nei primi set, insomma, chi è partito avanti poi spesso non è riuscito a mantenere il passo, come un po' è successo a noi al quarto set anche. Quindi onore al merito, e ci prendiamo questi punti che per noi sono estremamente fondamentali per cercare di, insomma, agguantare la salvezza e provare a toglierci anche qualche soddisfazione in più. Alessia, grazie, ti lascio andare a festeggiare con le compagne. Grazie mille.